Piccolo haul Astra, vediamo cosa ho comprato. Nella scatola c'era questo, che sarebbe una specie di biglietto di benvenuto, anche se in realtà è il secondo ordine che faccio su Astra, e poi questo codice sconto, Astra Family 10, valido fino al 31/12 su tutti i prodotti in gamma. È utilizzabile solo una volta per account, quindi nel caso se qualcuno interessa c'è questo. Poi questa era, ovviamente il pacco mi è arrivato stamattina e l'abbiamo già aperto, però ho rimesso tutto a posto nel migliore dei modi per farvi dire, per vedere cosa c'era dentro. Allora, questo pennello per sfumare l'ombretto. Vi faccio vedere dietro cosa c'è scritto, magari se vi interessa fate lo screenshot. 1, modo d'uso, metti a fuoco e risultati. Adesso lo apriamo, vediamo come si presenta. Allora, è semplice, nero, e la parte della, come posso dire, ecco, è semi morbido, non è proprio morbido, non so, io non me ne intendo di trucchi, quindi l'ho preso perché mi aveva ispirato, non lo so se per voi può essere utile, magari se a qualcuno piace, vabbè, basta. Poi questo è un correttore, Astra Long Stay. Metti a fuoco, concealer, correttore lunga tenuta, protezione 15, height, quindi alta coprenza, formato, non c'è scritto? Vabbè, questo è. I prodotti Astra sono un buon compromesso tra qualità-prezzo. Poi sono tutti, arrivano impacchettati così. Con mia grande sorpresa ho ricevuto un omaggio, Astra Perfect Lip Palette. Vi faccio vedere subito. Praticamente sono dei rossetti in crema. Ovviamente già qualcuno ci ha messo le mani, chissà chi è stato. I colori sono molto realistici, sì, appena appena più scuri rispetto a come appaiono in fotocamera, però tutto sommato sì, sono attendibili le immagini. E quindi questo è un omaggio, non me l'aspettavo sinceramente. Ripeto, è il secondo ordine che faccio su Astra, però non ricordo se l'altra volta ho ricevuto un omaggio, ma credo di sì. Poi questa è una terra, allora è più scura rispetto a come si vede in fotocamera, eh? Molto più scura. Vediamo se riesco ad aprirla. Io e i miei impedimenti. Ecco, io più che altro la uso per fare il contouring al mio bel faccione. Il numero 03. Vi faccio leggere etichetta ambientale. Ecco qui. Perfetto. Sicuramente l'inci non è biologico. Poi abbiamo preso questo illuminante che stavolta si presenta così, con l'erogatore, con questa piccola pompetta, tipo uno smalto, però ovviamente senza pennellino. È molto illuminante, vi faccio vedere subito, sembra tipo perlato. Faccio danni? Faccio danni. Vedete? Vabbè, io ne ho messo esageratamente, ovviamente. E questo è. Pulisco con la carta.
poi c'era un altro rossetto che non so che fine ha fatto. Sicuramente già qualcuno l'ha messo in uso. Un attimo, ecco qua. Infine questo che si chiama My Gloss Spicy Plumper, volumizzante labbra con peperoncino, caffeina e zenzero, che pizzica da morire. Il colore, come lo vedete in fotocamera, si presenta così la confezione, ma credo che sia trasparente. Sì, appena appena si vede un accenno di rosa, no, non si vede proprio niente, però vi assicuro che il colore, diciamo che è colorato nella confezione, però in realtà è trasparente. E quindi, allora, i pezzi sono, abbiamo detto, le gocce le gocce, queste qui di luce, diciamo così, le ho pagate queste qua 5,50, anzi 5,90, scusate. Poi questo 5,90 anche, il concealer. Poi eh no, ci manca un'altra cosa ancora. Una matita per gli occhi. Eccola qui, era dietro di me, non me ne ero accorta. Questa, io l'ho presa verde. Matita occhi. Questo colore qui che è verde. Scusate le mie mani, ma la mia pelle ormai è una pelle matura, quindi ecco. Questo verde. Non mi ricordo dove c'era scritto. No, non c'è scritto quel colore. Vabbè, questa matita poi l'ho pagata 2,90 in 12 colori c'era. Poi questa qua, la terra, 6,50 euro. Il volumizzante labbra 5,90. Questo qui. Insomma, tutti sì, 5,90, tranne la matita 2,90. E il pennello 3,90. Speriamo che sia buono, perché per me già spendere 3 euro per un pennello è troppo. E basta, tutto qui. Vi saluto e alla prossima. Ciao.